Cari amiche e cari amici di Dampensia Web TV, benvenuti al Pagellone di Orlandini, ottava di ritorno, nuova 30 Polisportivo Restangotti. Partiamo dal portiere Fazio Eugenio. In questa giornata importantissima per il campionato, lui impersonifica Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ad un primo tempo superlativo, dimostrando sicurezza e responsabilità tra i pali, oppone un secondo tempo a dir poco disastroso per sé e per la squadra. Voto 6-. Bov Antonio. Un po' al di sotto delle sue potenzialità e capacità. Sacrificio, responsabilità, correttezza ed educazione sono i valori che esprime in campo. Voto 6,5. Presta Danilo. Gran primo tempo, ripresa al di sotto delle sue potenzialità. Se alcune volte giocasse un po' di più e parlasse un po' di meno ne gioverebbero tutti. Voto 6,5. Giannace Pasqualino. Bisognerebbe chiamare la Sciarelle per vedere se qualcuno l'ha visto. Ammonizione ed espulsione non gli fanno onore. Voto 6-. Occhiuzzi Francesco. Il vecchietto lotta benissimo nel primo tempo, andando spegnendosi piano piano nella ripresa. C'è e vuol dire tanto. Voto 6,5. Basile Francesco. Migliora di partita in partita. È quello che rispetta più di tutti le consegne del ruolo in campo. Tambona, contrasta e rilancia alla grande. Forza Ciccio. Voto 7,5. Dal 40° secondo tempo Rossello Francesco. Pochi minuti, fa quel che può in una gara ostica nel secondo tempo per la Polisportiva Angotti. Voto 6. Ademari Antonio. Lotta, sgomita, beccando un'ammonizione stupida. Il nuovo robot della Bimbi c'è. Voto 6,5. Paffile Nunzio. Le dà e le prende in un campo molto caldo agonisticamente. È un lottatore, peccato che lo bacino sempre sulle labbra. Parte più avanti del solito, ritornando subito nel suo ruolo, lottando come un leone. Voto 7. Dal 20° secondo tempo Palmieri Dario subentra ad Antonio Di Mare. Non va, non riesce ad inserirsi nel gioco della squadra. Non è il Palmieri che conosciamo. Voto 6. Ruffo Pino. Prova le vie del gol in tutti i modi. Incontenibile lottatore. Il Giorgio Chinaglia della Polisportiva Angotti. Voto 7. Vita Gianluca. Impegno e caparbietà lo contraddistinguono fino all'infortunio. Coraggio, amico mio, supererai anche questo. In bocca al lupo. Voto 6,5. Dal 25° primo tempo vitale per Francesco. Superlativo nell'azione del 2-0. Mi chiedo e vi chiedo, può non essere schierato dal primo minuto un piccolo talento come lui? Buona prestazione. Voto 7. Ricioppo Mario. Cosa dire di questo giovanotto? Attento, accorto, decisivo e pronto ad inzaccare il gol del 2-0. Non sbaglio un pallone, è una gioia vederlo giocare. Voto 7,5. Panchina non entrate. Se vi portate i ferri e l'uncinetto e non parlate, forse fate qualcosa di positivo. Voto 6. Mister Angotte. Buona preparazione della gara ed ottimo primo tempo. Gli manca il sostegno del guru per essere al top e vincere prima psicologicamente e poi tatticamente. Buon stratega, continua a camminare con ordine e disciplina, ma anche con comprensione e compassione. Voto 7. Premio Dampensia Web TV per il miglior giocatore dell'ottava giornata di ritorno del campionato di terza categoria Girone C. Per la Polisportivo Restangotti il premio va a Basile Francesco e Mario Ricioppo. Un saluto alla Nuova 30 per l'organico dignitoso e competente. Ed un saluto calorosissimo a voi, care amiche e cari amici di Dampensia Web TV, e alla prossima del Pagellone di Orlandini.